Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo un piatto veramente eccezionale della tradizione partenopea. Sto parlando dei manfredi alla ricotta. I manfredi alla ricotta è un piatto antico, molto antico, ed è un tipo di pasta che forse tutti quanti noi conosciamo, magari con il nome anche di reginette oppure mafaldine. Questo è un piatto delle feste, un piatto delle feste che veniva preparato e viene ancora preparato appunto nei giorni di festa oppure nelle domeniche classiche. Ci sono due versioni, sia quella diciamo più leggera che quella più ricca. La versione più leggera è adatta appunto a questo periodo, periodo d'estate, e quindi vi propongo questa versione. Altrimenti la si può arricchire con un ottimo ragù napoletano, e questo qui ve lo consiglio più durante l'inverno perché fa più freddo. Pochi ingredienti ma semplici e buoni, quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito. Mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato, ed ora iniziamo. L'unica cosa che dobbiamo fare per ottenere questo buon piatto è un buon sugo di pomodoro semplice. Io lo faccio semplice, come ho detto prima, Poi se voi lo volete più corposo, più ricco, basta fare il ragù napoletano. Ed è una favola. Quindi ho messo una casseruola sul fuoco e aggiungo un filo d'olio. Naturalmente l'olio è sempre in base alla quantità che volete realizzare. Questo è per due persone, quindi ne metto di meno. Aggiungo all'olio della cipolla che ho tritato precedentemente, e alla cipolla aggiungo anche uno spicchio d'aglio schiacciato. Quindi andiamo a profumare l'olio e a rosolare dolcemente la cipolla e l'aglio. Mi raccomando, non fatela bruciare, ok? Che la cipolla è molto delicata e subito si brucia. La cipolla si è imbiondita, elimino l'aglio e alla cipolla unisco il pomodoro passato o passata di pomodoro. Aggiungo un po' di acqua . Metto un po' di sale . Copro con il coperchio e lascio cuocere il tempo necessario, non esageratamente tanto, ma sui 15-20 minuti di cottura. Perché? Perché il sugo deve risultare ristretto, quindi non troppo liquido, ecco, in realtà deve praticamente fungere da ragù, quindi un semplice ragù fresco, come dico io. E quindi andiamo dolcemente, lo facciamo cuocere fino ad ottenere quello che vogliamo, ok? Sono passati 10 minuti, il sughetto è in cottura. Intanto ho già messo l'acqua sul fuoco per cuocere i nostri manfredi. E adesso vi racconto un po' di storia per quanto riguarda questo squisito piatto, che è molto interessante. Si narra che nel fine 1200 il re Manfredi di Svevia, re di Sicilia, in una sua spedizione, quindi insomma verso il centro dell'Italia, si fermò nel Sannio e lì venne accolto dalla popolazione e decisero di offrirgli un pasto, sapendo che questo re Manfredi amava tantissimo la ricotta. E quindi gli offrirono un piatto di pasta a base di ricotta. Naturalmente nel 1200 il pomodoro in Italia non esisteva, è stato poi introdotto molto, molto tempo dopo, ed è stato aggiunto a questo piatto con un risultato magnifico. Aggiunto il pomodoro alla ricotta, al pecorino
e al pizzico di pepe, veramente è venuta fuori una squisitezza. E quindi è nato questo piatto dedicato appunto al re Manfredi. Ecco perché si chiamano Manfredi con la ricotta. Spero che questo piccolo aneddoto vi sia piaciuto. Adesso continuiamo la ricetta. Guardiamo se l'acqua bolle, così versiamo anche la pasta e facciamo subito. Ci vuole ancora un po' di tempo, aspettiamo. Intanto che la pasta cuoce, preparo la ricotta con gli altri ingredienti. Naturalmente io sto utilizzando della ricotta di bufala campana, ma se voi non avete a disposizione potete usare quella che voi più piace. Adesso con un cucchiaio prelevo una quenelle di ricotta e la metto da parte. Questa mi servirà dopo per la preparazione del piatto. Nella ricotta aggiungo del pecorino e del parmigiano e naturalmente un pizzico di pepe. Se piace lo mettete, se non vi piace, pazienza. E comincio a mescolare. Il sughetto è pronto, lo portiamo dall'altra parte. Aggiungo alla ricotta un mestolo di sugo. Vedete com'è bello corposo? Così deve essere. Un finto ragù. E inizio ad mescolare e quindi ad amalgamare il sugo con la ricotta. Preparata la ricotta, la metto da parte e aspettiamo che la pasta termini la sua cottura. La pasta è pronta e adesso andiamo a completare la preparazione. Metto un mestolo di sugo, inizio a mescolare. Dopodiché unisco la ricotta. Ancora un po' di sugo e continuo a mescolare. Un altro po' ancora di sughetto. Aggiungo il restante pecorino e parmigiano. Pizzico di pepe e del basilico fresco e profumato. Continuiamo a mescolare e prepariamo il piatto. Amici carissimi, ecco a voi i Manfredi con la ricotta. Sono pronti per essere serviti. Sono di una squisitezza e un profumo meraviglioso. Veramente, veramente una cosa eccezionale. Consiglio di provarli e poi di farmi sapere il risultato, come dico sempre. Io non vedo l'ora di assaggiarli e con questo squisito e splendido piatto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima ricetta e vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.